So, hello everyone and welcome back to my channel. Before we get started, I would like to remind you to subscribe to my channel, to like, to enjoy, and to comment my videos. So, in today's video, my special guest is Laura, the couch polyglot. So, welcome, Lorinda. Hi, thanks a lot. I'm really happy to be here. It's a pleasure to meet you. Like, I mean, we know each other from the chat from Hypea, but still, like, Meeting in kind of online person, it's it's yeah. nice. Online person, is so yeah, funny. it's not really in person, <laughs> but yeah, you know what I mean. Yeah, 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 of course. Yeah. So could you please introduce yourself? Sure. Yeah. Uh, yeah. My name is Laura. I created a channel like three years ago called Couch Polyglot. I'm very passionate about languages. Uh, my mother talks are Catalan and Spanish. Um, but then I moved to, to Germany, so uh, yeah, I speak German and other languages. And yeah, like I think language learning should be fun. We could do it like from our couch. It can be chill. It doesn't have to be always about you know learning grammar. So that's why I actually called my channel Couch Polyglot. Like I want to make learning fun, and you can learn from anywhere uh, nowadays anyway. So that's kind of like my philosophy, I would say yeah nice it's a really nice philosophy because many many people think yeah, that language learning is boring and uh, only grammar and so on because it's, unfortunately the education for example in bulgaria is that way that um mm. yeah that you only study grammar and like don't speak don't communicate orally mm. yeah, at least for, for example at my school the national school of music um Yeah, like there is not that great emphasis on languages, of course, because it's a school of music. Yeah, but we only only studied. We're, we're only studying grammar and mm. yeah. We we spoke a little bit like in I don't know tenth, mm -hmm. grade eleventh yeah. grade, like high school, but um primary school. No, it was only it, it, writing. Yeah. Some sentences and so on in English. I, I mean, yeah. Yeah. And the teacher was not that good. <laughs> she was screaming and so on. But, oh my yeah. god! I mean, well, we've all had bad experience. Like most people I know have, have had such experiences. I I do think you can learn from a grammar approach, but like most people don't course, like yeah. it. I like grammar very much. I like grammar very much, of course. Yeah, yeah. and I I I, I learn by grammar as mm, well because okay. I, I want to know. How something or all the phenomena, linguistic phenomena, work in the language ah, cool. in, in a certain language, and why it is the case. Mm. Yeah. yeah. Cool. Yeah. Cool. And sí, pues nada. Tú me dijiste que has estudiado, has estudiado traducción, ¿no? Eh, sí. Pues cómo te fue. Eh, te salió fácil o difícil? ¿Tenías algún, algunas, no sé, barreras? Bueno. Mm. Un poco lo que te comentaba antes que yo soy una persona muy práctica, entonces por eso estudiar traducción fue creo una buena idea para mí porque porque es un, pues son unos estudios muy prácticos, ¿no? O sea, vas al examen y traduces, o sea, básicamente casi no hay teoría. Eh, pero también de hecho estudié lingüística y es un tema que también me interesa mucho. Pero allí sí que tuve como mis problemas con lo que es eh, la programación lingüística, porque nos dieron algunos cursos de programación y eso sí que la verdad me costó bastante <laughs> bueno aprobé pero ya digamos que no era mi punto fuerte <laughs> sí. pues programación lingüística esto tiene algo que ver con ordenadores no con sí con sí sí, de... sí había como varios programas así de, de programación y a mí me quedaba muy lejos sabes o sea ya, sí, como... la verdad <laughs> sí no. sí 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 pero pues qué tipo de textos tenías que traducir durante tus estudios. Pues se trataba de no sé textos jurídicos, técnicos o literarios. Eh, bueno, podías escoger y yo escogí, eh, digamos, eh, la rama de literatura. O sea, podías escoger si, si, si estudiar, pues eso, eh, texto, eh, traducir textos científicos, jurídicos y no yo decidí los literarios porque me interesaba más. Eh, luego en retrospectiva lo piensas y dices, hombre, tal vez a nivel, no sé, de carrera es más interesante pues estar en contacto con textos jurídicos, ¿no? Pero, sí, sí. pero yo en ese momento pensaba, ¿qué me gusta más? Sí, eh, claro. Pero bueno, yo tampoco, la verdad, luego tampoco me he dedicado a traducir, así que tampoco, tampoco creo que fuera un error, pero sí, bueno, yo preferí pues escoger ese tipo de textos que me parecían más interesantes. Sí, 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 sí. Pero, por ejemplo, si hubieras escogido textos jurídicos, pues te, te habrían enseñado eh, detalladamente, ¿no? Cómo traducir y sí. qué tipo de terminología usar, pues no, ¿sí? Sí, como... sí, bueno, sí, no, o sea, sí te enseñaban, pero luego si tú querías ser traductor jurado tenías que sacarte un, creo que es un certificado especial, o sea, sí, sí. No, no eras automáticamente... Porque oh, a mí a veces hay gente que me ha preguntado, ay Laura, por favor, ¿me puedes traducir esto para que sea oficial? Y no, no puedo. Tienes que ser eh, traductor jurado, lo llaman. Sí. Y, sí. y no lo eres automáticamente. No, ah, pues no lo sabía, porque yo pensaba que si este, um, terminas tus estudios de traducción, ya te puedes sacar el certificado, autom certificado automáticamente, mm -mm. pero no, no lo es. Mm. No, bueno, los que hacían eso de, de la traducción jurídica, creo que tenían que sacarse un certificado aparte. No y, y nosotros, los que no habíamos escogido eso, pues, pues nada. <laughs> eh, claro. Bueno, claro, puedes sacarte el certificado, pero creo que es bastante teórico, bastante difícil de sacárselo. Sí, sí. Sí, sí pues. Yo, de verdad esto intenté hacer un curso de traducción y después pues mi meta era sacar un certificado de traducción jurada. pero lamentablemente todo era muy difícil y muy pues intensivo no intenso sí, sí porque sí, sí. se trataba de un curso este cuatro veces a la semana Uf. y sí y, y pues los demás ya Tenía mucha práctica con la traducción y yo, pues ¿no? Porque sí. yo vine a, para aprender y ellos ya sabían todo y. Ah, ostras. Este, eh, es que la traducción no es acá. fácil. Incluso no. si hablas muchos idiomas, o sea, a mí me pasa en mi día a día que me dicen, traduce esto. Y no es fácil. Yo a veces no. No lo es, no. O sea, no. Sí. Y me dicen, pero estudiaste traducción. Y digo, bueno, ya, pero y sí, porque los demás en, en, en este curso ellos ya, ya sabían mucho y solamente vinieron para sacarse este certificado, ¿no? Ay, y claro. yo vine para aprender, pero no. Pero bueno, sí, no pasa nada. Yo sin embargo aprendí, aprendí mucho, aprendí algunos términos, mm. pero pues no me arrepiento. Claro. Mm. Sí, pues, estaba un poco estresada, pero ahora ya es mucho mejor. da muss man auch <laughs> mm. wow. und du hast also du hast in Deutschland gelernt äh, auf äh, ich meine ja genau ah. also ich habe ähm, zehn Jahre in Deutschland gewohnt ähm, ich bin mehrmals umgezogen ich war ja. also in Hamburg äh, am Anfang ein, ein Jahr dann ein Jahr in Berlin dann war ich zwei Jahre in Stuttgart und dann sechs Jahre in München genau. und, und, jetzt, und, ja. und, und war es eigentlich schwierig für dich, dich an die deutsche Kultur anzupassen. Wie um ehrlich zu sein, nicht wirklich. Ich weiß nicht, ich denke, in Spanien bin ich eher so ein Introvert und in Deutschland bin ich eher so ein Extrovert. So, also so gefühlt, weil die Leute da ein bisschen, vielleicht doch ein bisschen anders sind. Aber hm. es, es fiel mir überhaupt nicht so schwer. Ich, ich weiß nicht, also ja, also ich denke, also ich hatte halt den Vorteil, dass ich ähm, Deutsch schon gelernt habe in Barcelona und dann bin ich nach Deutschland gekommen und ich hatte bereits ein B2. Und dann Schön. ist es, denke ich, schon viel einfacher, weil ich hatte mich schon bereits mit der deutschen Kultur und Sprache auseinandergesetzt. Und ich, ich war nicht wirklich schockiert. Also es war schon irgendwie, was ich erwartet hatte, denke ich. Schön. Ja. ja, das freut mich. Freut mich. Ja. ja, das interessiert mich immer. Diese Fragen. Wie war es für äh, dich? Ja, für mich war es auch nicht schwer. Ich konnte ja schon Deutsch. Ich hatte mm. auch B2. <laughs> ah ja, siehste. und ich wusste vieles über die deutsche Kultur und so. Äh, ja. ja, cool. Ja, und so, 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 so schön, würde ich <laughs> sagen. Ja. Ich auch Italienisch, oder? anche italiano, no? Sì, äh, sì. Si, si. Perché äh, Uh, L'ho imparato perché mh, quando ho cominciato la pandemia ero un po', non lo so, non mi, non mi sentivo molto bene, volevo fare qualcosa, qualche progetto bello. Sì. <ride> e mi sono detto, ah, perché no, imparare l'italiano. Sempre avevo avuto quella mh, limitazione nella testa, io pensavo, no, parlo già sei lingue, basta, no, non c'è... Non c'è la possibilità di continuare con uh, aggiungere un'altra lingua, eccetera. Sì. Perché pensavo, se per esempio io aggiungo l'italiano, perderò il francese, no? Lo pensavo un po' così. Lo però pensare, mi sono. Sì. Lo... Sì, um, sì, però dopo mi sono detto va perché no? E so, ne sono molto contenta perché a me piace, per esempio, molto la musica in italiano e. Um... Comunque non è una lingua difficile per me perché con il catalano, spagnolo, francese no, non è stato difficile da imparare, però sì, è una lingua bella semplicemente, sempre volevo impararla. Sì, e, 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 che tipo di musica ti piace ascoltare? <ride> musica italiana. Uh, sì, allora adesso ascolto mo molto eh, Maneskin. <ride> ah, sì, sì. sì. E, musica, non lo so, moderna, però mm. ci sono anche adesso non mi posso ricordare, sì. non mi posso ricordare, però ce ne sono altre um, canzoni anche che mi ricordano magari eh, quando ero piccola, non lo so, perché oh, sì. 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 A me mi piacciono per esempio delle canzoni de degli anni Ottanta, mm. canzoni italiane, uh, i cantanti sì, come mm. per esempio Adriano Ferentano, Toto Cotugno, Riccardo Folli, mm. Pupo, mm. um, sì, Archi ah, e Poveri, Mattia mm -hmm. Baser. Um, sì, mm -hmm. sì. uh, ho sentito parlare di questi. Cantanti. Um, magari conosco canzoni, però adesso con i nomi no. <ride> non mi ricordo. <ride> sì, per esempio, anche sono uh, non lo so se ti accade anche, però a me, per me è difficile ric ricordarmi dei nomi dei mm, cantanti. <ride> Dopo <ride> sento le canzoni e dico: ah sì. <ride> oh, sì. <ride> mm. sì. Sì, sì. Ti piacciono anche dei, dei film italiani? Ah sì, è il mio film uh, preferito di tutta la vita è La vita bella. La vita bella, non lo conosco. È ah, un film molto triste, però molto bello. La vita sì. bella. Sì, la vita è bella, sì, è un, po', bella. È, un po', è un po' triste perché, come dire, ehm, non lo so come si dice questo in italiano, ehm, si, si dice campo di concentrazione? Penso di sì, Ah sì, non so è, è un, un, un padre che è con il suo bambino in un campo di concentrazione, e lui può fare finta che, che tutto va bene un mm -hmm. po' è, è, un, è un film molto con tutte le emozioni, diciamo oh, così, però sì. è un film fatto di una maniera molto bella, sì. Assomiglia un po' al fotografo da Mauthausen, Ah, no, no Non l'ho visto film, però, eh, me lo hanno raccomandato. Ah, Sono un campo sì. di concentrazione, sul fotografo mm. eh, che fa delle fotografie, delle foto, delle fotografie, mm. ah, nel campo di concentrazione, di, 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 di tutte queste cose, cose terribili che, che, che succedono. Così mm. Come. Mm. Mm. Ah, ma no, non lo conosce mm. mi, eh, mi dici qualcosa ne ho sentito parlare però mm. no, non l'ha visto è una, un buon film no? sì, sì, triste, sì, sì magari sì. molto Secondo triste me, sì. mm. il fotografo mm. da Monta mm. 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 ah, la vita è bella ma mm. sì, lo... Sì. <ride> sì, lo guarderò un... eh, sì, una volta forse <ride> Mm. Ci sono molti dialoghi eh, in questo momento. Sì. sì, sì, credo e di sì. È, allora, importante. è importante, sì, l'ho visto mh, non solo una volta, ma um, tanti anni fa. <ride> Comunque non mi ricordo esattamente se ci, ci sono tanti dialoghi o no, però penso di sì. sì, sì. In italiano l'hai guardato, sì. Uh, no, perché quando l'ho guardato non parlavo ancora italiano. Oh, no. No. Mm. Purtroppo no, purtroppo no. Ma eh, in, in, in che lingua? In spagnolo? Magari in spagnolo, magari sì. Non mi ricordo. Mm -hmm. Adesso per esempio lo guardo eh, quasi tutto in tedesco. Tutto in tedesco e perché? Quasi tutto. Sì, perché perché lo guardiamo con mio marito e co con, con lui parliamo tedesco. il e... ah, sì, eh, tuo marito è, è tedesco? Così sì, e no. <ride> 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 um, <ride> uh, 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 allora, come dire, um, sì lui è, è cresciuto in, in Germania, sì. però uh, originariamente da Russia. Ah, sì, questo. Sì, russo, eh, russo tedesco tedesco russo sì 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 sì, sì. sì. e parli anche russo con, con lui sì con la con la sua famiglia parlo russo mm. ma lui parla eh, anche parla russo o no sì 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 oh, sì sì mm. anch'io conosco mm. sì alcune alcune famiglie um, mm -hmm. sì, tedesche russe eh, um che parlano russo ce ne sono tante si sì. sì. è tanta, tanta gente che, um, che viene da russia eh. o o, o Kazakhstan, kyrgyzstan o da sì, mm -hmm. queste repubbliche mm. Sì. si sì. no ah. ah. bah hey. on è on è venu alla fine De cette vidéo. <laughs> Et moi, ouais, je voulais te demander euh, donc, quel est ou quel serait un conseil pour euh, tous qui voudraient apprendre euh, une langue étrangère. Ah. Alors, pour moi, c'est toujours de ne pas se prendre soi-même trop sérieusement. Alors, Mm. Tout nous, on fait des fautes, c'est normal et ça fait partie de la, ouais, du, du processus d'apprentissage de langue. Et mm. moi, par exemple, euh, je sais que par exemple, mon français n'est pas parfait, mais je n'ai mm. pas peur de parler. Je pense que c'est très important de ne pas avoir peur. Et par exemple, on avait parlé aussi, on avait échangé euh, sur WhatsApp. Moi, par exemple, avec le suédois et le russe, maintenant, ça ne va pas super bien, mais non. il me semble aussi important de montrer que c'est normal. Et oui. si tu veux, on peut parler euh, dans ces langues aussi, parce que je pense qu'il faut montrer, non, on n'est pas des robots, on n'est pas parfaits, mais, mais c'est simplement que, euh, oui, une langue, si tu ne la pratiques pas, peut-être tu vas, tu vas devenir pire dans ces langues-là, et ce n'est pas un problème. Et moi, si je devrais donner un conseil, c'est de ne pas avoir peur et de, oui, de, de, de je sais pas, d'accepter que pour apprendre une langue, on va faire beaucoup de fautes et que ouais. on n'a pas besoin toujours d'un niveau très haut pour, pour oui, pour utiliser une langue parce que. Parfois, par exemple, je l'ai vu euh, avec beaucoup de monde qui disent Ah non, mais moi j'ai mauvais accent, ou Non, mais moi euh, je n'ai pas de succès dans l'école. Mais non, il faut faire un peu tous les jours. Euh, et oui, il ne faut pas euh, attendre qu'on qu va apprendre la langue dans deux jours. <laughs> Ça va prendre du temps, mais il faut, oui. Alors, c'est c'est. Tu, tu demandé un pas grave, pas grave. <laughs> 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 So it's a really nice uh, piece of advice, I would say. Yeah. Mm -hmm. <laughs> yeah, I think we 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 do. We take ourselves too seriously, you know. We're like, oh my ego. Oh, I'm like making a fool of myself. But no, like I think that's I think a great thing about polyglots. I mean, if you're not afraid, oh, sorry, if you're not afraid, then you won um like if you're afraid, then you won't get over you know these initial stages of language learning, which is you know, part of learning. like, um, so I think you need to be kind of a little bit brave and kind of accept, yeah, we all make mistakes. It's like how you learn, basically yeah, mm. yeah. so thank you for this nice <laughs> conversation. <laughs> yeah, sure. Yeah, we'll stay in touch, and I wish you a nice day. Oh, but let's can... speak some Russian and some Swedish. You don't want? Ah, who? <laughs> but maybe in the next video we can. Oh, okay. Yeah. Mm -hmm. <laughs> okay. <laughs> yeah. That's fine. It's, it's okay. not like the 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 only video we were doing ah, so okay yeah <laughs> that, yeah because i was you know because for me it's important to to show like realness and be like hey like not everything's perfect but yeah okay yeah. okay i was very happy to be here with you thanks for the invite yeah you're welcome yeah. Mm. sure Okay, cool. Yeah. See you in, in my channel. We will make a video together. Yeah, we will make it. Yeah. <laughs> Home. Okay, Home. bye bye.